Un giorno sulle aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù di una terra tradita. Lasciaste case, scuole ed officine, mutando in caserme le vecchie cascine. Armaste le mani di bombe e mitraglia, temprando i muscoli e i cuori in battaglia. Siete i ribelli della montagna, soffriste stenti e patimenti, ma quella fede che ancora va accompagna, oggi è speranza per l'avvenire. E quella fede che ancora va accompagna, oggi è speranza per l'avvenire. Sono ormai trascorsi 54 anni da quel lontano 4 giugno 44, giorno di tripudio per la nostra città, ormai libera. Dopo 10 mesi di occupazione germanica, dopo 10 mesi ricchi di violenze, lutti, eroismi e sacrifici, giorno di estremo sacrificio per 14 poveri disgraziati, qui abbattuti come cani da un ultimo sparuto feroce gruppo di aguzzini tedeschi, definibili in questa vicenda e con piena ragione assassini. Non è la prima volta che vengo a portare il mio commosso saluto di staffetta partigiana ai caduti della storia. Ho preso parte giovanissima alla resistenza romana e a volte mi è stato affidato il compito di far giungere alle famiglie informazioni riguardanti gli arrestati. Per questo motivo sento ancora il dovere, e lo farò finché ne avrò forza, di trasmettere ai giovani la memoria di quella lotta, di fare sentire loro da una viva voce le ragioni della giustizia contro la forza. I nomi che leggiamo in questa lapide sono tra loro diversi. Ricordano età, lavoratori, nazionalità, vite tra loro distanti ma accomunate da quello che allora fu l'obiettivo di vita, la stessa vita che qui ebbe termine: liberarsi dall'oppressione e dal nemico. È un luogo quasi nascosto, e per questo è come se il silenzio e il rispetto valessero più di tante parole. Le operazioni della nostra città, della nostra capitale, e hanno visto anche un eccidio come quello che si è svolto in questo luogo. Una coda così cruenta, una coda così violenta, mentre i nazifascisti lasciavano la nostra città. Oggi qui abbiamo svolto un gesto semplice, la posizione di una corona, eppure intriso di un grandissimo significato. E è importante che ci siano tutte le istituzioni, che ci siano i rappresentanti della regione, la città metropolitana, del comune e anche del municipio, per testimoniare sempre, giorno dopo giorno, che non possiamo dimenticare. Siete i ribelli della montagna, soffriste stenti e patimenti, ma quella fede che ancora va con oggi è speranza per la vita.